Iniziamo con l'oggetto numero 17, interrogante appunto l'assessore Cecchini e presentato dal consigliere De Vincenzi. L'oggetto: avvenuta contestazione da parte della giunta regionale a titolari di impianti soggetti ad AIA, autorizzazione integrata ambientale, di violazione dell'articolo 4,1 del DPR 11 luglio 2011 numero 157 in materia di istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, con applicazione della sanzione prevista dall'articolo 30,3 del decreto legislativo 4 marzo 2014 numero 46, informazioni della giunta medesima al riguardo. Prego, consiglieri De Vincenzi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come sa Assessore, con il regolamento 166 del 2006 gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale devono dichiarare annualmente le emissioni per quanto riguarda aria, acqua e suolo oltre i limiti di soglia. Nel 2011 è intervenuto anche il decreto presidenziale 157 che ha imposto la comunicazione all'ISPRA di questi dati attraverso un apposito portale dedicato, e contestualmente veniva mantenuto anche entro il 30 aprile di ogni anno la comunicazione alla provincia competente per territorio dei diversi impianti. Ora è accaduto che nel 2014 è entrato in funzione il portale dedicato dell'ISPRA, fino ad allora non era in funzione, quindi dal 2011 al 2014, e di questo fatto non è stata data contezza alle aziende interessate, che quindi hanno continuato semplicemente a inviare i dati alla provincia. Ora, per farla molto breve, è accaduto che è stata inviata notifica a diverse aziende, ma la maggior parte di queste sono aziende del campo del settore zootecnico, di notifica di mancato introduzione dei dati stessi nel portale. E questa comunicazione di attivazione del portale non è stata data agli interessati né da parte dell'ISPRA né da parte degli uffici territoriali. Allora ecco, siccome queste aziende zootecniche ovviamente, come lei ben sa, hanno un reddito molto ridotto, e qui parliamo di sanzioni sull'ordine dei 5.000-10.000 euro annui, posto che poi la sanzione massima arriva anche ben oltre, allora volevamo sapere per questa situazione se sono state messe in atto tutte le misure per consentire alle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale di adempiere alla comunicazione PRTR per gli anni 2014 e 2015 senza appunto incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. Poi, se nelle altre regioni, perché risulta anche che la stessa situazione si sia creata nelle altre regioni, ma non siano state inviate notifiche di sanzioni a riguardo, quindi un comportamento diverso fra regioni, e se è possibile individuare percorsi che possano, da un punto di vista amministrativo, sospendere le notifiche, posto che da parte dell'ISPRA erano stati riaperti i termini per l'inserimento dei dati, cosa che poi per le singole aziende, visto che già avevano provveduto ad inviarli agli uffici provinciali, è avvenuto. Grazie. Grazie consigliere De Vincenzi. La parola all'assessore Cecchini. Sì, ma l'argomento è molto più tecnico che non politico, nel senso che qui si tratta anche per la Regione di rispettare quanto previsto da normative nazionali, e credo che eventuali flessibilità per andare incontro ad aziende che comunque in un momento anche non semplice si trovano, per mancanza loro, questo va detto,
a dover mettere a disposizione in questa fase risorse anche consistenti, eventuali flessibilità si possono individuare solo nel momento in cui a livello nazionale c'è un cambio normativo e comunque una impostazione diversa rispetto a quella che esiste in questo momento. Perché, come lei ha ricordato, il decreto legislativo 46 del 14 ha introdotto il regime sanzionatorio per le omesse dichiarazioni PRTR a cui sono tenute le attività che producono emissioni significative secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 157. In questo contesto il termine di presentazione è fissato per il 30 di aprile di ogni anno e si riferisce ai dati dell'anno precedente. Si rileva in questo contesto che l'articolo 30 del decreto legislativo 46 prevede l'applicazione di sanzioni anche in caso di trasmissioni delle dichiarazioni oltre il termine del 30 di aprile. Il 4 d'agosto 2015 il Ministero dell'Ambiente ha sollecitato le regioni diverse, e tra queste anche l'Umbria, nella persona della Presidente, per un intervento diretto e risolutivo, atteso che molte aziende non avevano provveduto alla corretta trasmissione delle informazioni secondo le modalità stabilite appunto dalla 157. In questo caso le procedure stavano in capo alle province, sia alla provincia di Perugia che alla provincia di Terni. Già dal settembre 2015 e successivamente al sollecito del Ministero inoltrato per tramite della direzione regionale si sono attivate per sensibilizzare le aziende che erano risultate inadempienti, comunicando contestualmente la riapertura straordinaria del portale ISPRA. L'apertura del portale non può purtuttavia essere considerata a sanatoria dell'adempimento dettato appunto con il decreto del Presidente della Repubblica 157 e del relativo quadro sanzionatorio stabilito dal decreto legge 46. Successivamente gli uffici hanno provveduto a validare il contenuto delle dichiarazioni, dovendo constatare per alcune aziende il mancato rispetto del termine di presentazione, quindi dovendo provvedere alla contestazione della violazione con l'applicazione delle sanzioni previste. Ci siamo informati e siamo in contatto con le altre regioni, perché laddove il Ministero può appunto intervenendo nella normativa aprire qualche spiraglio, si possa in questo modo tener conto di quanto appunto affermano e ci dicono le aziende, ma così stando le cose è un obbligo anche per la Regione rispettare le procedure previste dalla legge. Consigliere De Vincenzi per la replica. Sì, io voglio ringraziare l'assessore. Mi preme però sottolineare il fatto appunto che altre regioni, credo, almeno a me risulti, che si siano comportate diversamente, ma ecco, io chiedo che veramente si faccia carico l'assessorato del massimo impegno per poter sostenere queste aziende nel verificare, nel appunto seguire la questione, perché 5.000, 10.000, 15.000 euro a volte sono veramente il reddito di aziende, soprattutto appunto nel campo zootecnico, in un momento poi quello che è di crisi attuale, difficile, ma ancor più per il settore dell'agricoltura. Grazie. E passiamo adesso all'oggetto numero 27, sempre rivolto all'assessore Cecchini. Ad interrogarla sono i consiglieri Carbonari e Liberati. L'oggetto: prevista realizzazione dell'acquedotto Terria Pentima, affidamento diretto dell'appalto per un importo superiore più di 3 volte alla soglia europea, ulteriore impoverimento del fiume Nera, opera inutile e altamente impattante in Valnerina, enorme danno ambientale, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Grazie Presidente. Dunque, parliamo di una ormai prossima ignominiosa devastazione della Valnerina. La Valnerina è una valle in cui il tempo si è fermato. Ci sono secoli di storia che emergono attraverso la semplice visione delle bellezze dei borghi storici. 80 chilometri di valle che sono percorsi, attraversati appunto dal fiume Nera, il quale rappresenta un bacino molto costante, particolarmente importante, tanto che
è già fortemente derivato a fini idroelettrici da circa un secolo. Oggi, poiché si dice che la situazione idrogeologica, il bacino idrico della città di Terni è fortemente vulnerabile, oggi si intenderebbe procedere con questa assurda idea di scavare, e quindi arrivano i caterpillar, per 23 chilometri lungo la riva destra, sostanzialmente lungo la via, questo brano della via Francigena, che è bellissimo, percorre quella zona della valle. Ecco, si va avanti tra torri di avvistamento in questo luogo magico. Sono i Monti Sibillini che danno a noi questa fortuna, e non solo a noi, ma soprattutto la danno, come è stato visto con l'idroelettrico, alle varie multinazionali. Bene, tutta quest'acqua, questa risorsa, per poi pagare 20 milioni tra fondi europei, fondi regionali e altri, quasi 20 milioni di euro per realizzare un nuovo acquedotto. Quindi i cittadini sostanzialmente vanno a pagare ciò che già hanno. Il punto, secondo me, uno dei punti secondo me fortemente deboli di questo progetto, oltre all'idea assurda in sé, è di porre dei pozzi accanto, anche ieri ci siamo andati, accanto a una vecchia discarica di quella zona. Però voi andate avanti, c'è stato questo affidamento diretto sopra soglia europea, perché naturalmente bisogna cementificare, bisogna trovare il modo per dissipare un po' di risorse pubbliche, e dimenticando che questo fiume vive delle cosiddette sorgenti di alveo, è una cosa molto particolare. Il fiume, che è stato fortemente derivato appunto nel corso di un secolo, sostanzialmente oggi ha il 75% in meno della sua portata, perderà un ulteriore 10% della sua portata. Abbiamo trovato dei riferimenti anche della stessa regione che dice che non è noto comunque il comportamento a lungo termine per quanto riguarda, a seguito appunto dell'attingimento. E che cosa succede? Che si andrà a una sottrazione fino al 97% delle portate naturali nei periodi di massima magra, tra quello che è stato sottratto da, insomma, i vari acquedotti che sono stati costruiti e quelli che verranno costruiti anche per il Maceratese, lo Spoletino, o Spoletano e Ternano. Allora, questo è il modo. Noi diciamo che è a rischio la Valnerina stessa, è a rischio un ecosistema. C'è una conseguenza evidente sull'agricoltura, sul turismo. Ragioniamo di qui a qualche decennio. E perché chi ha inquinato non paga? Perché questo è il vero punto. Chi ha inquinato, chi ha contaminato l'acquifero ternano? Non ci prendiamo in giro, cari signori. Vanno affrontate questo genere di problematiche finalmente da parte di quelle multinazionali che hanno inquinato tutto. E invece no, paghiamo noi. Mi dispiace, non siamo d'accordo. Quindi chiediamo su questo una risposta e poi valuteremo il da farsi. La parola all'assessore Cecchini. Sì, ma anche in questo caso credo sia giusto distinguere le valutazioni da quelle che sono poi le normative che ci mettono nelle condizioni di fare le scelte che tengano conto di un impianto di riferimento nazionale, sapendo che laddove le autorità competenti, gli strumenti a disposizione della Regione rilevano o rilevassero inquinamenti o danni provocati da privati, c'è anche in questo caso una procedura ben precisa che va a mettere in mora e a chiedere risarcimenti o ripristino a coloro i quali appunto sono considerati responsabili di atti o fatti, che però non mi pare siano il cuore della interrogazione. Poi il consigliere Liberati è abbastanza abituato che nel mentre parla di una cosa ci mette insieme
anche tante altre. Ma mi pare che l'interrogazione poneva l'attenzione soprattutto sull'affidamento una diretto dell'appalto per un importo superiore più di 3 volte la soglia europea. Questo era un po' il tema dominante dell'interrogazione, e forse anche qui è utile rifare un po' il riassunto delle, degli atti che hanno portato appunto a queste scelte. Nel 2000, in attuazione della legge regionale 43 e in attuazione della legge Galli, l'Assemblea delle autorità dell'ambito ottimale 2, ora ATI 4, ha deliberato l'affidamento del servizio idrico integrato, successivamente seguendo la normativa nazionale, nonché le indicazioni provenienti dall'Unione Europea, ancorché recepite solo in un secondo tempo dallo Stato italiano. Veniva indetta una procedura concorsuale affidando l'attuazione al Comune di Terni per l'indizione di una gara di rilievo europeo per l'individuazione del partner privato a cui assegnare il 25% di partecipazione. Il bando di gara venne pubblicato nel 2001, parte prima numero 270, parte seconda del 2011-2001. A seguito dell'espletamento della gara, la commissione valutatrice istituita dal Comune di Terni procedette all'aggiudicazione. Per effetto dell'aggiudicazione veniva costituita la società consortile per la gestione del servizio idrico integrato e l'autorità di ambito, con deliberazione numero 23 di pare data procedeva all'affidamento del servizio. Si deve rilevare che il bando di gara europeo esperito nel 2001 conteneva i seguenti documenti allegati: statuto, disciplinari, patti parasociali. In particolare il bando prevedeva fin dall'inizio, per l'attuazione del piano d'ambito, l'affidamento ai soci nel rispetto della normativa vigente e ricorrendo i requisiti di economicità, lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto della società stessa, precisando che per le opere deliberate successivamente il corrispettivo sarebbe stato determinato dal Consiglio di amministrazione secondo prezzi di mercato accettati dall'interessato. Per un'ulteriore valutazione della validità dell'affidamento, su cui è stato obiettato, si segnala che la stessa autorità di ambito richiese un preciso parere al Consiglio dei Ministri sulla validità del bando di gara europeo del 2001, ricevendo pronunciamento positivo da parte dell'ufficio legislativo del Ministero per le politiche comunitarie, che con documenti che possono essere poi successivamente allegati. Le relative procedure o i relativi lavori di esecuzione di tutte le opere che stanno in capo al piano d'ambito, quindi a quel territorio, sono poi coerenti con le funzioni che il soggetto che ha in capo queste procedure sta realizzando. Prego, consigliere Liberati. Bene, vedo che si continua a fare orecchie da mercante. Allora adesso vi diamo una dimostrazione di quello che c'è lì, perché bisogna capire che i cittadini non vanno presi in giro, e nemmeno noi. State facendo i pozzi in una discarica. Dopo la galleria stradale della ThyssenKrupp, sotto la famosa galleria Liberati, eccetera, state facendo un'altra prova su le vite nostre. Io sinceramente l'acqua della discarica non me la bevo, ve la berrete eventualmente voi. Passiamo ora all'oggetto numero 25. Ad essere interrogato è l'assessore Chianella, ad interrogare il consigliere Leonelli. Aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, Perugia. Intendimenti della giunta regionale volti a scongiurare il ridimensionamento delle rotte attuali ed attirarne di nuove, nonché ai fini del rilancio complessivo dello scalo. Prego, consigliere Leonelli. L'aeroporto di Perugia è un aeroporto che tra il 2010 e il 2012 ha beneficiato di molti investimenti, di cui una parte regionale 12 milioni di euro, un'altra parte per un totale di 42 milioni pertinenza ovviamente anche statale, rispetto a quelle che sono state le celebrazioni del 150enario dell'Unità d'Italia. Nel 2014 e nel 2015 sono stati fatti passi avanti con riconoscimento dello scalo di interesse nazionale nel 2014 con l'affidamento ventennale alla società. Nel 2010 e nel 2015, tra il 2010 e il 2015, la Regione dell'Umbria ha investito
una quota importante di risorse per lo sviluppo dell'aeroporto, anche con risultati significativi, 3,4 milioni. Nel 2015, rispetto al 2014, l'incremento dei passeggeri è stato del 30%, tra i migliori in Italia, e tra il 2010 e il 2015 i passeggeri sono quasi raddoppiati. Nel 2010 dall'aeroporto di Perugia viaggiano 113.000 passeggeri, nel 2015 sono 274.000, quindi più del doppio. Okay? Questo è il lavoro fatto in questi anni. Ora, tutto questo lavoro rischia però di essere minacciato da fattori esterni. La scelta di Ryanair di chiudere 4 tratte, la scelta di Alitalia di sospendere la tratta Roma-Perugia, che comunque stava collegando, aveva collegato in questi mesi, seppur per una breve sperimentazione, il capoluogo di regione a tutte ovviamente le capitali d'Europa e ovviamente tutte le rotte intercontinentali. Ora, questa è la fotografia dello stato dell'arte. Io non credo sinceramente che ci possa essere una qualsivoglia visione alternativa tra ferro e aereo, tra rotaia, stazione alta velocità e aeroporto. È una visione che non condivido, qualcuno prima l'ha citata, anche il consigliere della Lega. Io credo che noi abbiamo approvato un piano regionale dei trasporti che invece prevede l'intermodalità e prevede anche una interazione tra strade. Noi tra poco avremo l'inaugurazione finalmente della quadrilatero Foligno-Civitanova e Perugia-Ancona, con l'implementazione della ferrovia e la fermata dell'alta velocità Media-Etruria avremo appunto la possibilità di un aeroporto connesso per tutto quello che è stato chiaramente il lavoro fatto in questi mesi anche dal Consiglio regionale con l'approvazione del piano dei trasporti. Un aeroporto che è stato gestito in questi anni anche attraverso una certa attenzione alle perdite, sono state dimezzate da 1,5 milioni a 850.000 euro per quello che è stata anche l'audizione in commissione. Ora il tema vero è capire come noi da un lato allontaniamo la minaccia di ridimensionamento, dall'altro siamo anche coerenti e conseguenti con quello che stiamo facendo sotto altri profili. Ora l'assessore, il vicepresidente Paparelli ricordava il dato importante sul turismo, più 12 rispetto a un più 5 nazionale. Potrei ricordare il dato dell'export 2015 che è quasi il doppio rispetto alla media nazionale. C'è una regione che si sta rimettendo in marcia dopo la crisi pesantissima 2008-2014. L'aeroporto è un vettore fondamentale per lo sviluppo di questa regione, per cui la finalità di questa interrogazione è capire alla luce degli eventi e soprattutto degli sforzi anche di risorse che sono stati fatti in questi anni, come la regione intenda appunto, la giunta intenda appunto affrontare queste criticità per assicurare sviluppo a quello che è sicuramente il miglior vettore di sviluppo della nostra regione. Bene, assessore Chianella, lei per la risposta. Grazie Presidente, grazie consigliere Ronelli. L'interrogazione era stata presentata tra l'altro prima dell'incontro che c'è stato con Alitalia e comunque nell'interrogazione tra l'altro vengono affermate questioni note alla stampa, insomma alcuni anche numeri. Insomma, noi l'aeroporto, rispetto alle polemiche che la scorsa settimana abbiamo letto sulla stampa, l'aeroporto di San Francesco ovviamente ha comunque avuto in questi ultimi anni dei numeri in positivo. Il consigliere Ronelli lo affermava, al 31 dicembre 2015 sono state registrate 274.000 presenze a fronte dei 110-120.000 due o tre anni precedenti. Non solo, dal punto di vista economico-finanziario, quindi del bilancio, la società SASE sta arrivando, presumibilmente nel 2016 arriverà al pareggio. Questi sono un po' i dati di carattere, diciamo così, generale. I problemi posti sono legati a questo rapporto con Ryanair e questo rapporto con l'Alitalia. Partiamo con Ryanair. Il problema con Ryanair non è un problema, diciamo, legato a rapporti con la SASE, con l'aeroporto di San Francesco o con la regione dell'Umbria, ma è legato, diciamo così, alla questione dell'addizionale sui diritti di imbarco che Ryanair, diciamo così, contesta da diverso tempo
e utilizzata questa addizionale appunto a finanziare il fondo di integrazione al reddito dei dipendenti del trasporto aereo e penalizza ovviamente soprattutto le compagnie low cost che si trovano a operare con margini ridotti. C'è stato però un incontro tra l'amministratore delegato di Ryanair e il Ministero, il Ministro Delrio, il Vice Ministro Riccardo Nencini, esattamente il 7 aprile, che ha un po' schiarito questa questione, tant'è che noi leggiamo per esempio in una notizia dell'ANSA che il Ministero ha confermato e rilanciato il suo impegno per la riduzione in tempi certi dell'incremento di questa addizionale appunto comunale sui diritti di imbarco. E questa questione ovviamente riapre insomma, le speranze non solo per l'aeroporto San Francisco ma anche per tanti aeroporti minori d'Italia perché Ryanair possa riaprire appunto su questi aeroporti e riprogrammare le proprie attività così come magari erano precedentemente. Da parte nostra c'è un'attenzione massima su questo e quindi c'è un'interlocuzione costante sia con il Ministero che attraverso la SASE con la stessa compagnia Ryanair e quindi siamo ottimisti rispetto al fatto che a breve potrà riaprirsi, potranno riaprirsi spiragli e possibilità per sbloccare questa questione. La seconda questione invece è legata al rapporto con Alitalia. Diciamo che Alitalia aveva istituito questo collegamento sperimentale su Perugia-Roma dall'aprile del 2015, interrotto alla fine di marzo del 2016. Questo rapporto sperimentale contava 20 voli settimanali, quindi 3 voli al giorno durante la settimana e 2 voli la domenica durante i festivi. Durante questo anno sperimentale, sostanzialmente, i numeri sono stati registrati circa 38.000 passeggeri che si sono spostati appunto da Perugia a Roma o viceversa, mentre per esempio da Pescara circa 50.000, mentre Ancona ne avrebbe fatti 70.000. Questo è un po' il quadro dei numeri che ovviamente sono assolutamente reali e che testimoniano che comunque questi voli, questo rapporto con Roma è stato sicuramente positivo. Aggiungiamo noi che siccome il volo sperimentale su Perugia è stato istituito un anno fa, mentre invece da Pescara a Ancona, per esempio, è già da diverso tempo che viene fatto, questa registrazione dei 38.000 passeggeri è stata in crescendo, cioè è stata progressiva rispetto ai numeri fatti nei primi mesi e rispetto ai numeri fatti negli ultimi mesi. E questo è un dato che noi abbiamo testimoniato ovviamente in questo incontro che la scorsa settimana è stato fatto a Roma presso l'Alitalia con l'amministratore delegato Kramer Boll insieme alla Regione Abruzzo, quindi con il suo presidente, con il sottoscritto, con la presidente Marini e con l'assessore di riferimento della Regione Abruzzo. Noi abbiamo sottolineato alcune questioni che abbiamo sottolineato alcune questioni che potrebbero essere tenute in conto appunto dall'Italia, rivedere alcune questioni, alcuni conti sui costi per esempio di questo collegamento. La cosa positiva è che l'Italia ha accettato di istituire un tavolo con le regioni Umbria e Abruzzo proprio per verificare sia in maniera più scientifica i conti a suo tempo fatti, ma soprattutto per verificare le possibilità diverse per mantenere questo collegamento, anche se rimodulato anche nei numeri e nei periodi ovviamente dell'anno stagionali. Quindi questo è un po' il lavoro che stiamo facendo e sul quale noi, la Regione dell'Umbria e la società SASE, e la società ovviamente di riferimento dell'aeroporto di Pescara e la Regione Abruzzo, contano di poter riattivare questo collegamento su Roma. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'Assessore Chianella. Mi sembra che emergano alcuni elementi positivi, seppure in una situazione che ha manifestato alcune criticità. Da un lato c'è l'impegno
della giunta regionale a trovare soluzioni con gli interlocutori del caso, e quindi Ryanair, governo rispetto a quello che appunto la vicenda della tassa e all'Italia, appunto attraverso l'instaurazione del tavolo. L'altro elemento che mi sembra positivo è che ci sono i numeri, comunque sia stato fatto un lavoro positivo in questi anni, anche come crescita del numero di passeggeri, per cui non si va ad affrontare una situazione che non è chiaramente compatibile con le economie di mercato. E il terzo elemento che mi sembra anche qui positivo è il chiarire una volta per tutta che non esiste questa alternatività tra la fermata Media Etruria e quindi il collegamento dell'alta velocità all'aeroporto. Noi abbiamo approvato poco tempo fa, forse un paio di mesi fa, comunque non di più, un piano dei trasporti che prevede questi due vettori come vettori fondamentali della nostra regione, insieme alle strade. Ripeto, da qui a poco avremo l'inaugurazione della quadrilatero. Mi sembra un disegno sicuramente organico, rispetto al quale mi appello anche alle forze di opposizione, si debba lavorare tutti uniti, perché il futuro dell'Umbria è sulle nostre spalle. Noi ovviamente abbiamo le nostre responsabilità e faremo la nostra parte come maggioranza, ma su questioni come queste vi invito chiaramente ad un approccio costruttivo e non demagogico, sapendo che appunto oggi si gioca una partita decisiva per il futuro di questa regione attraverso questi vettori. A presentare l'interrogazione è il consigliere Casciari, e interroga l'assessore Paparelli. Tempi e modalità previsti riguardo all'attivazione dell'avviso pubblico finalizzato al sostegno al pagamento delle rette dei servizi di prima infanzia per l'anno educativo 2014-2015, a valere sulle risorse stanziate dal POR FSE, Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo, Asse 2, Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà. Sì, grazie Presidente, buongiorno ai colleghi consiglieri. Questa interrogazione è tesa appunto a chiedere ai membri della Giunta, ringrazio il Vicepresidente per la sua presenza, su quale saranno appunto gli impegni prossimi della Giunta per garantire l'attivazione di questo avviso pubblico. Faccio un po' di storia, si parla di rette di servizi della prima infanzia, che, per il quale appunto Servizi l'Umbria si è caratterizzata per un impegno non solo politico ma anche economico di sostegno a tutta la rete, tanto da arrivare a coprire gli obiettivi di Lisbona da alcuni anni. Arrivare agli obiettivi di Lisbona, a strategia di Lisbona, significa avere un tasso di copertura territoriale come presenza di asili nido e anche di servizi integrativi che era sopra l'obiettivo del 30%, siamo arrivati al 34%. E in termini assoluti, la rete regionale dell'offerta degli asili nido e dei servizi integrativi, c'è una legge che addirittura una legge del 2010 che prevede come servizi integrativi altre forme di sostegno, alla genitorialità, quali centri bambini e bambine, centri famiglie, spazi giochi, le classi ponti, i nidi aziendali, i nidi familiari e altre forme di servizi, si sostanzia in 362 servizi tra pubblici e privati, per un totale di 9.945 posti a disposizione. Questa è una fonte del Sistema Informativo Regionale dei Servizi Socioeducativi aggiornata a novembre 2015. E è sotto gli occhi di tutti, ciascuno nei propri territori ne avrà una purtroppo riconferma, che la crisi economica che ha investito la nostra regione, che ha riguardato in primis purtroppo i contratti declinati al femminile, ha determinato nuovi bisogni, nuove emergenze. E dei segmenti di popolazione composti in larga parte da giovani famiglie, da giovani coppie, sono diventati da famiglia, tra virgolette, normale a famiglia vulnerabile, cioè che rischia di scivolare nella povertà. E questo dal punto di vista proprio di frequenza all'asilo nido ha portato da una parte per mancanza di lavoro femminile e dall'altra anche
per difficoltà economiche, una minore frequenza stessa nonostante la grande disponibilità di posti. Negli ultimi anni la Regione si è impegnata, come dicevo all'inizio, nel trovare soluzioni, sia appunto emanando soprattutto un bando annuale, un avviso pubblico anzi, che prevedeva il sostegno parziale alla frequenza, ai servizi di prima infanzia, con un rimborso che andava da 300 a 500 euro per ogni bambino frequentante. A questo scopo è stato anche costruito un portale internet che è stato premiato come buona pratica nazionale, attraverso il quale i genitori direttamente da casa potevano partecipare e quindi presentare la domanda di accesso, oppure avvalersi, nel caso non fosse possibile la postazione domiciliare, di postazione presso gli uffici pubblici. L'ultimo avviso emanato è relativo all'anno educativo 2013-2014 ed ha visto l'erogazione di 1.644 sostegni alla frequenza. Vorrei evidenziare, come poi meglio dirà anche il Vicepresidente, che nel programma operativo per il Fondo Sociale Europeo il rafforzamento delle condizioni di accesso ai servizi socioassistenziali e socioeducativi è una delle priorità di investimento. Per tale scopo interrogo la Giunta sui tempi e sulle modalità di attivazione della misura contenuta proprio nel programma operativo FSE in oggetto per la contribuzione attraverso un buono di accesso di valore proporzionale al valore SE, quindi proporzionato al reddito della famiglia, al pagamento delle rette dei servizi di prima infanzia per l'anno educativo 2014-2015, proprio a valere sul POR FSE che vede la sua nuova programmazione in essere. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Paparelli. Sì, grazie presidente. La Regione Umbria, a fronte delle criticità socio-economiche che gravano sulle famiglie umbre, nell'ambito della programmazione delle risorse afferenti all'FSE, ha previsto una serie di misure. Primo luogo, buoni servizi per i servizi socio-educativi prima infanzia, famiglie povere e famiglie meno povere, in base al computo dell'ISEE, per un ammontare di risorse pari a 5.782.168, target di spesa 2023. Con tale azione la Regione intende contribuire ai costi delle rette sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli all'asilo nido. Questo intervento è volto alla promozione e qualificazione della consolidata rete di servizi per l'infanzia e si configura quale azione regia centrale, ovvero attuata direttamente dalla Regione ai sensi della delibera di Giunta regionale 1633 del 2015, con la quale è stata approvata la linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE Umbria 2014-2020, definendo anche i principi di attuazione e gli schemi di programmazione. A partire da ciò, attraverso i servizi competenti per materia, abbiamo avviato l'elaborazione e la strutturazione delle procedure per l'emanazione del relativo avviso. Va a questo punto precisato che lo storico intervento sostenuto dalla Regione nelle scorse annualità con risorse proprie, pur costituendo un'ottima base di partenza, non è automaticamente trasferibile nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, data la complessità del sistema di rendicontazione delle suddette risorse. Pertanto si sta operando su due diversi versanti paralleli. Da un lato si stanno definendo i criteri e i termini utili per la scrittura dell'avviso, anche tenendo conto della nuova normativa nazionale sull'ISEE e dei controlli IVI previsti. Dall'altro si sta lavorando alla strutturazione della piattaforma informatica che dovrà interagire con il SIRU, ovvero il Sistema Informatico per la Rendicontazione del Fondo Sociale Europeo. In un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, le persone e famiglie potranno utilizzare tale piattaforma per presentare domanda di contributo al rimborso. L'uscita dell'avviso è prevista nei prossimi mesi. Secondo il progetto Family Help, dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dando seguito in tal modo al progetto già sperimentato nelle ultime due annualità 2013-2014. Il Servizio Programmazione e Sviluppo della Rete dei Servizi Sociali e Integrazione Sociosanitaria ha inoltre provveduto alla programmazione delle risorse destinate alla Regione dal programma attuativo del DPCM del 7 agosto 2015, riguardante il riparto di una quota del fondo di quell'articolo 1,131 della legge 23 dicembre 2014 190, la legge di stabilità 2015, per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, che ammontano a 1.529.500. Ciò consentirà agli enti locali di avere a disposizione quanto prima
le risorse per il sostegno alla gestione dei servizi. La proposta relativa al programma di interventi da attuare con le risorse attribuite alla Regione Umbra, approvata con DGR 140 del 15 febbraio 2016, è stata inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Grazie, Assessore Paparelli. Consigliere Casciari. Sì, grazie. Grazie, sono soddisfatta della risposta del Vicepresidente. Mi auguro veramente che possa essere attivate al più presto tutto quello che l'FSE prevede, soprattutto per le nuove emergenze che riguardano misure e azioni non previste nei servizi, diciamo, più strutturati delle amministrazioni comunali, e che possano dare risposte soprattutto alle giovani coppie, ai giovani che scelgono appunto di affrontare un tema così importante come quello di diventare genitori. Passiamo ora all'oggetto numero 24. A presentare la mozione, l'interrogazione sono i consiglieri Fiorini e il vicepresidente Mancini. L'interrogazione è rivolta all'assessore Paparelli. Dati IRPEF relativi alle dichiarazioni dei redditi dal 2008 al 2015. Perdita per l'Umbria dell'8% del proprio reddito. Peggiore regione tra quelle del centro Italia. Intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Fiorini. Grazie Presidente. Il Ministero delle Finanze ha diffuso in questi giorni i dati relativi al confronto fra le dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani 2008 riferiti all'anno 2007 e 2015 riferiti all'anno 2014. Emerge un quadro molto preoccupante. L'Italia perde in 6 anni 42 miliardi di euro di gettito, tradotto gli italiani si sono impoveriti di 42 miliardi di euro. Tra le regioni del centro Italia, il fanalino di coda è l'Umbria, con meno 8,4%, tradotto in euro 874 milioni. I dati sono drammatici, solo 4 comuni su 92 crescono. I restanti 88 mostrano un cedimento. Alcuni precipitano con esposizione a due cifre. Preoccupano particolarmente i due capoluoghi di provincia, Perugia meno 10,2% e Terni meno 11,6%. Si aggiungono i dati Eurostat, che fotografano la situazione tragica dell'economia umbra sempre nello stesso periodo 2008-2014, dove il PIL pro capite è crollato in Umbria dell'8,37%. Primato negativo in tutta Italia, con una perdita media pro capite pari a 2.200 euro su 24.000 euro. Il quadro della nostra regione si complica ulteriormente tenuto conto delle molte criticità. Il sistema industriale registra situazioni di crisi consolidate, quali l'Elettrocarbonium di Narni, la Novelli nei suoi vari settori, la Perugina. Oltre alle ombre sul futuro dell'area a caldo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni. L'area del disagio occupazionale, ovvero l'insieme di disoccupati, inattivi, disponibili al lavoro e cassa integrati, è raddoppiata rispetto al 2008 da 40.000 a circa 80.000 persone. La situazione dell'aeroporto Umbro San Francesco Assisi, dove si contano solo gli allontanamenti delle compagnie aeree. Il sistema ferroviario che detta dalla Presidente Marini dovrebbe essere l'alternativa all'aeroporto, ma non ci risulta che nei piani strategici della linea ad alta velocità siano previste fermate in Umbria, dove la Ferrovia Centrale Umbria è più che altro un'azienda in dismissione e la linea Orte-Falconara conta ancora tutto tratti a binario unico. Il costante calo delle iscrizioni anche all'università, tutto questo senza considerare le ingenti perdite dei due consorzi, il TNS, il consorzio Terni Narni Spoleto, dove noi abbiamo rifinanziato tramite la regione altri 7,5 milioni di euro,
il consorzio crescendo, che dovrebbero sostenere lo sviluppo economico del territorio, e invece si dimostra ancora una volta incapace di qualsiasi azione di sviluppo, accumulando perdite per milioni di euro. Ma sono semplicemente carrozzoni che servono a sponsorizzare la politica, o meglio il Partito Democratico, per poi convertire quei favori in voti elettorali. Quelli elencati sopra sono dati reali che smentiscono ancora una volta le scuse della Presidente Marini, che si nasconde dietro il concetto di crisi internazionale, quando invece in Umbria la crisi si avverte in maniera molto più forte. Tempo, consigliere. Sì. Noi interroghiamo la Giunta regionale per conoscere quali nuove politiche intende mettere in campo la Giunta regionale, considerato il fallimento di quelle attuali, per invertire il trend negativo dell'economia della nostra regione. Grazie. Prego, Assessore Paparelli, a lei la risposta. Se devo stare alla risposta del testo dell'interrogazione è un conto, se devo rispondere, diciamo, alle mele, le pere, le pesche, solo per stare alla frutta, diciamo, a quello che ci ha illustrato il consigliere Fiorini, mi è apparso poco più di un comizio. Ma stando alla lettera, diciamo, dell'interrogazione, e lasciandomi, come dire, qualche dubbio da persona intelligente che i debiti si possano trasformare in consenso elettorale, diciamo, se fosse così, l'Italia, diciamo, i governi che hanno fatto i debiti negli anni 40 e 50 ancora, diciamo, sarebbero al governo, avendo qualche dubbio in proposito. Comunque faccio presente che la gran parte della perdita del PIL, i dati sono riferiti al 2014, non abbiamo i dati del 2015, i dati riferiti tra il 2008 e il 2014, quelli sul PIL almeno ci hanno dato conto del fatto che la perdita più grave in termini di PIL si è prodotta in Umbria tra il 2008 e il 2009, del 6% di perdita tra il 2008 e il 2014, come dai dati dell'Istat. E la nostra economia, grazie a Dio, è un'economia molto flessibile, nel senso che reagisce molto negativamente quando le cose vanno male, ma ha una certa facilità nel riprendersi quando le cose cominciano a intraprendere qualche segnale positivo. Certamente, diciamo, un'economia regionale non dipende solo dai fattori regionali, ma dipende da quello che succede in un paese e anche da quello che succede oggi in un contesto più ampio. Quindi, dopo 3 anni consecutivi negativi dal punto di vista degli indicatori economici, tra il 2008 e il 2009 abbiamo perso il 5% del PIL e del circa 6,4% dell'intero comparto 2008-2014, nel 2015 comincia a intravedere una serie di inversioni di tendenza, che poi esamineremo il prossimo anno quando l'Istat ci darà, diciamo, i dati sul 2015. Una moderata ripresa della domanda interna, cui si è accompagnato un incremento delle esportazioni. Noi abbiamo un dato sulle esportazioni, una performance che è conseguente anche alle misure di internazionalizzazione messe in campo, che è il doppio di quella nazionale. Abbiamo una performance del 6,5% contro il 3,4% che è la media nazionale. Indicazioni positive anche sulle prospettive per i prossimi mesi, sul quale poi dirò. Alla fine del terzo trimestre, nei primi mesi del 2016, l'attività industriale sta evidenziando una tendenza positiva in molti settori, una ripresa dei consumi delle famiglie che si è tradotta in un piccolo incremento delle vendite al dettaglio, quindi invertendo la tendenza. Sono aumentati ulteriormente i flussi turistici. Guardate, voi guardate solo i dati negativi, lo capisco, perché fate opposizione, lo capisco. Cioè, però vi invito a controllare i dati dal dicembre 2015 a marzo 2016. Noi stiamo, mentre l'Italia cresce a un ritmo dato di Federalberghi del 5,2%, l'Umbria sta crescendo come flussi turistici tra il 12 e il 13%. Quindi vi invito, diciamo, a leggere anche i dati qualche volta con un pizzico di ottimismo in più. Sono ulteriormente anche la crescita dell'occupazione ci ha detto, è vero che nei primi mesi ci sarà, diciamo, un calo fisiologico rispetto alle misure del Job Act messe in campo, che si sono ridotte del 50%, ma queste poi noi cerchiamo di compensarle. Comunque abbiamo registrato gli ultimi 3 mesi del 2015, dopo la Basilicata, la migliore performance occupazionale di incremento sui contratti a tempo indeterminato. Questo non vuol dire ovviamente che tutte le cose vanno bene, ma che c'è un gruppo di imprese che prima
venivano definite resilienti, che prima erano qualificabili intorno al 40%, che dichiaravano di voler fare investimenti nel prossimo futuro, oggi quel 40% sono diventate il 60%. E quindi questo ci fa, come dire, mettere in campo qualche elemento di ottimismo che ovviamente noi dobbiamo sapere accompagnare. Qui ha ragione, diciamo, a porre la domanda al consigliere Fiorini, cioè come intendete accompagnare questo processo. Intanto lo intendiamo farlo mettendo il lavoro al centro, perché se non c'è il lavoro al centro delle politiche di una regione non c'è politiche di redditi che tengono, perché i redditi si fanno e si producono col lavoro e con l'aumento dell'occupazione. Tempo, assessore. Solo un minuto in più chiedo. Allora, abbiamo messo in campo, per quello che riguarda le imprese, misure sul versante dell'internazionalizzazione, dell'innovazione, della ricerca, della digitalizzazione dei processi, convinti che incrementi occupazionali si avranno solo dallo sviluppo della manifattura 4.0. Domani presentiamo a Foligno con INVIM i nuovi bandi per l'occupazione e per lo sviluppo delle aree ex Merloni. Nel mese di maggio verrà approvata la misura di area di crisi complessa da parte del Governo. La prossima giunta porterò l'istanza che porterà all'approvazione di questa misura. Ma sul versante del lavoro abbiamo messo in campo una serie di incentivi che cubano 60 milioni per far riprendere, diciamo, il lavoro, incentivandolo e compensando anche quella parte del Job Act che è stata ridotta per il 50%. Sulla povertà abbiamo messo in campo le misure relative, di cui abbiamo discusso anche nella Commissione, del sistema di inclusione attiva. Tutto questo nel momento in cui è vero che lei ci cita degli esempi, diciamo, negativi, quali quello dell'elettro, la Novelli, abbiamo l'incontro domani, ci sono prospettive di nuovi acquirenti, quindi pensiamo, diciamo, che qui almeno una parte del processo produttivo si possa riprendere. Accanto a questi c'è la ripresa annunciata di investimenti del polo chimico di Terni, fermo da tantissimi anni, ci sono altre realtà come quelle dell'aerospazio a Foligno che sono molto vive, e altre su cui, sul versante della green economy, che dobbiamo appunto accompagnare. Tutto questo in un contesto regionale in cui la tassazione, i ticket, la tassazione in particolare, l'IRPEF, è ferma dalla fine degli anni 90. Quindi tutto quello che è stato realizzato, io credo che qualche elemento di positività vada colto, fermo restando che siamo abbastanza laici nel essere pronti e attenti quando ci sono proposte buone che accompagnino le nostre, o che ci siano sfuggite, che vanno nella direzione che credo che sia comune di voler sviluppare l'occupazione in questa regione e di volerne sviluppare i redditi. Grazie, assessore. Prego, consigliere Fiorini, per la replica. Grazie, presidente. Io credo che è arrivato il momento di non raccontare più favole, perché sono passati già diversi mesi e siamo qua, abbiamo solo sentito favole anche abbastanza, non so, dati, non sono dati, perché due domande, chiudo con due domande. Uno, quali attività ha prodotto il TNS? Seconda cosa, gli incentivi di cui parlava l'assessore, se passano sempre tramite consorzi, cooperative o tramite Sviluppo Umbria, allora secondo me non ci siamo, la strada non è quella giusta per creare attività di sviluppo. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 28. Ancora a presentare l'interrogazione sono i consiglieri Liberati e Carbonari. L'interrogazione, anche questa, è rivolta all'assessore Cecchini. Nuovo consiglio di amministrazione della TSA, Trasimeno Servizi Ambientali. Nomina di Alessia Dorillo alla carica di presidente. Titoli accademici e professionali maturati. Prego, consigliere Carbonari. Grazie, presidente. Torniamo ancora una volta ad occuparci di nomine. Questa volta in un ambito poi abbastanza delicato, direi, no? Quello dei rifiuti. Come ricordate, noi questo problema ce lo siamo posto in tante occasioni sul come vengono fatte le nomine da parte di questa amministrazione. Allora, stiamo parlando nel caso specifico della nomina nella società TSA, che si ricorda essere una società a capitale misto pubblico-privato, che si occupa appunto della gestione dei rifiuti, quindi un tema abbastanza caldo in questi mesi per la nostra regione, nel comprensorio però del Trasimeno. Allora, qualche giorno fa sono stati nominati
i nuovi vertici. Nello specifico, quindi, è stata eletta al ruolo di presidente la signora, dottoressa, non lo so, comunque signora Alessia Dorillo, che era, se non ricordo male, la candidata per il Partito Democratico alle scorse elezioni regionali, chiaramente, e risultava anche la prima dei non eletti nelle liste e attualmente comunque soggetto, persona vicina alla vostra, al vostro partito, al Partito Democratico, perché appunto mi risulta che sia una componente della segreteria umbra del PD. Allora, io penso di averlo detto molte volte, ma credo che ognuno di voi il tema per ognuno di voi il tema sia abbastanza caldo. Perché? Perché torniamo ad occuparci del modo in cui vengono designate queste persone, cioè qual è nello specifico la regola che questa amministrazione vuole seguire. Ora, facciamo finta di dimenticare il passato, quello che è passato è passato, ma noi ci troviamo in una situazione, credo, abbastanza difficile, abbastanza drammatica, in cui bisogna dare un segnale, e voi continuate con i metodi di 20 anni fa, 30 anni fa, sono sempre quelli. E sono peraltro quelli che vi hanno sempre consentito di stare sempre qui al potere, perché le persone a voi vicine in qualsiasi modo trovate una sistemazione, o ai vertici delle partecipate, o le assumete con... Ecco, c'è un sistema continuo che io penso poteva andare bene 50 anni fa, ma siccome siamo nel 2016 è ora che ce la finiamo, immagino, no? Io vorrei anche ricordare che qua dentro non si gestiscono i soldi privati. Io con i soldi miei, ve lo ripeto, ci faccio quello che mi pare, ma voi con i soldi dei cittadini non ci potete fare quello che vi pare. Allora io vi chiedo, no? Tempo, consigliere, ha già terminato il suo tempo a disposizione. Nello specifico, quali sono le competenze della dottoressa o signora Dorillo, visto che nel 2005 ha condotto come consulente la campagna elettorale per le regionali 2005, amministrative 2007, amministrative e politiche 2008, amministrative ed europee 2009, regionali 2010, amministrative 2012, seguendo diversi candidati. Questo è quello che leggiamo nel suo curriculum. Che segnale vogliamo dare ai nostri giovani? Che questo serve per andare avanti nella nostra regione? Grazie. Vorrei sapere che cosa pensa di fare la Giunta. La domanda è questa: come vogliamo andare avanti per il futuro? Qual è il metodo di selezione dei candidati a determinate cariche, e soprattutto nello specifico quello dei rifiuti? Grazie. Grazie consigliere Carbonari, le ricordo che ha consumato 4 minuti dei 3 suoi a disposizione. Do la parola all'assessore Cecchini per la risposta. Alla veemenza della consigliera Carbonari, non, come dire, sto un tono più basso, un po' per stile, un po' perché avendoci ancora diversi punti in bocca non avrei la flessibilità di... Però qui non siamo in Unione Sovietica, non c'è l'ideologia di Stato, le istituzioni sono libere, per fortuna. La Regione dell'Umbria, come ben sa lei, visto che ogni tanto ricordate, prendete lo stipendio da consiglieri regionali, prendiamo lo stipendio da consiglieri regionali, quindi immagino che conosciamo quali sono le competenze di una Regione, che anche in questo caso in tema di rifiuti ha funzioni di programmazione, una funzione regolatrice, non funzioni di gestione, né alle Regioni è data facoltà di commissariare o fare scelte al posto dei comuni, e non credo che in questo caso né il sindaco di Livorno, di Parma, di altre città, nel momento in cui è chiamato in piena autonomia, come prevede la Costituzione, a fare delle scelte, chieda al presidente della propria regione che cosa deve fare. Allora, in questo caso i sindaci del lago con il socio privato, perché la TSA è una società pubblico-privata, in piena autonomia, all'unanimità, hanno scelto di nominare una giovane donna laureata che poi sia appartenente ad un partito, e nella trasparenza e nell'evidenza delle cose di per sé non credo che, visto che siamo all'interno di un consesso dove ognuno di noi appartiene a un partito, sia
negativo il fatto dell'appartenenza politica, né si tratta di un disoccupato collocato. La verità è che in questo caso, ripeto, nel fare la scelta l'assemblea dei soci risponde al diritto privato, al codice civile, come per tutte le società, non al Consiglio regionale. Non è né nelle competenze del Consiglio regionale né nelle competenze della Giunta regionale, probabilmente rispondo per cortesia istituzionale, ma non so neanche, Presidente, fino a che punto interrogazioni di questo tipo debbono essere trattate dal Consiglio regionale, visto che non ne ha la minima competenza. La competenza della Giunta regionale è invece appunto nella programmazione, in tutte le parti regolamentari e nel fare in modo che assieme agli organismi che sovrintendono anche tutta la materia di gestione dei rifiuti, si possa guardare avanti anche con un profilo fortemente innovativo, pensando che appunto le sfide negli anni sono cambiate e che con gli atti che la Giunta regionale ha fatto negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, senza dubbio si vuol dare un'impronta significativamente di maggior slancio per portare a casa quei risultati che il piano regionale dei rifiuti vigenti vuole appunto, affermandoli, raggiungere e che da un punto di vista politico, come appunto come giunta, ci mettiamo la faccia. Chiudo solo dicendo che quando si mette la faccia in qualsiasi scelta, vale per gli assessori, vale per i consiglieri, vale per qualsiasi altra persona all'interno del proprio territorio, probabilmente si può fare solo del bene, perché non solo si può pensare agli interessi generali dei cittadini, ma contestualmente si pensa anche appunto al fatto che mettendoci la faccia poi questa ci portiamo dietro. Quindi se Alessia Dorillo è in grado meno di fare un buon lavoro, lo dimostrerà con la sua, diciamo, competenza, con la sua disponibilità, con il lavoro che farà in questi anni. Ah, la risposta sarà velocissima. Io continuo a non capire. No, la mia. E quindi che devo dire? Non sono soddisfatta, questo almeno lo posso dire. Grazie. Passiamo ora all'oggetto numero 26, presentato dal consigliere Smacchi e rivolto all'assessore Bartolini. Stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari del terremoto del 97. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Smacchi. Grazie, Presidente. Colleghi consiglieri, questa è la prima di una serie di interrogazioni che ho intenzione di presentare in merito alla tematica del precariato, in particolare del precariato nel sistema pubblico. Ho già presentato un'altra interrogazione per quanto riguarda i precari di Villa Umbra, poi abbiamo i ragazzi del SEU, abbiamo i ragazzi del Centro per l'Impiego, i precari in sanità, eccetera, eccetera. Oggi però parliamo dei precari del terremoto del 1997, con l'assessore, insieme ad una rappresentanza di questi precari, abbiamo avuto un incontro proprio in sede di assemblea legislativa, dove i capigruppo, mi ricordo, la presidente e una serie di consiglieri che erano presenti, hanno preso degli impegni. Questa interrogazione vuole un po' fare il punto rispetto a quegli impegni e di fatto riguarda 26 lavoratori al comune di Nocera Umbra, 4 al comune di Valtopina, 1 a quello di Vallo di Nera e 1 a Monte Santa Maria Tiberina. Tutti utilizzati per far fronte al periodo della ricostruzione, ricostruzione che ricordo in alcuni comuni non è ancora terminata. Tutti questi lavoratori dopo la prima assunzione hanno visto prorogati i loro contratti sino al 31/12/2015. Dallo scorso marzo però tutti questi lavoratori sono rimasti senza lavoro a causa dell'impossibilità da parte dei comuni di rinnovare i contratti, stante la diversa interpretazione data dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Cosa ha fatto la Regione? Ha fatto grandi passi, a mio modo di vedere. Intanto si è mossa immediatamente per assicurare una stabilizzazione, una sicurezza a questi lavoratori, con un percorso iniziato a novembre e culminato con l'istituzione di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato regioni, comuni e gli stessi sindacati. Da novembre sono stati reperiti finanziamenti, cosa non marginale in questa fase, circa 3 milioni di euro per assicurare la prosecuzione delle attività tecniche ed amministrative proprio per la ricostruzione post-sisma del 97.
Quindi la Regione ha dimostrato volontà di intervento e di risoluzione di tale problematica. Dall'altro lato, i comuni avrebbero dovuto e devono mettere in campo tutte le azioni utili per la prosecuzione di questa attività. Devo dire che i sindaci dei comuni di Nocera Umbra e Valtopina si sono impegnati ad assistere i lavoratori precari per l'attivazione delle procedure di assistenza previste dall'ASPI e per attivare immediatamente le procedure per la gara finalizzata ad individuare l'agenzia interinale della quale avvalersi per il reclutamento del personale a tempo determinato da destinare proprio alla prosecuzione delle attività collegate alla ricostruzione post-sisma del 1997. Se questo è il quadro, anche rispetto alle attività che si sono svolte, il senso e l'obiettivo di questa interrogazione è quello proprio di conoscere ad oggi, siamo al 26 aprile del 2016, lo stato di attuazione degli impegni assunti durante gli incontri del tavolo e al fine di capire a questo punto se vi sono novità importanti per dare un po' di sicurezza e un po' di tutela e un po' di speranze a questi lavoratori. Grazie Assessore. Grazie Consigliere Smacchi. Prego Assessore Bartolini. Innanzitutto colgo l'occasione, vista l'introduzione del Consigliere Smacchi, che forse, se il Consigliere intende farlo una per una, il tema del precariato è un tema che tanto in Giunta quanto in Consiglio è molto sentito. Diciamo, è una di quelle linee programmatiche su cui stiamo lavorando. Forse fare un'interrogazione, un approfondimento su tutti i vari nodi che lei ha riassunto, ma forse dal mio tavolo ce n'è anche qualcun altro. In realtà di carne al fuoco purtroppo ce n'è di più. E faccio una premessa: con un tema enorme dietro, che è la recente sentenza della Corte di Cassazione di marzo scorso, che coinvolge il più ampio tema degli 80.000 precari italiani e sulle quali ci attendiamo anche una risposta dal Governo nazionale. Fatta questa premessa, posso aggiornare il Consiglio sullo stato dei lavori. Dopo che appunto ci sono stati vari incontri qui in Consiglio regionale, dopo che in sede di conversione del mille proroghe è stato introdotto un emendamento che, devo dire, rispetto a quanto ci aspettavamo, soddisfa solo parzialmente le attese dei nostri precari, ma che comunque ci consente un percorso. Sicché il 25 marzo del 2016, se non mi sbaglio era il venerdì di Pasqua, ho avuto il primo incontro con i sindaci e con le rappresentanze sindacali della funzione pubblica e è stato proposto uno schema di accordo che però il sottoscritto ha subordinato, e vedo qua davanti a me i vari precari, ad un assenso, lo dico in questa sede per renderla ancora più ufficiale la cosa, ad un assenso dei lavoratori. All'esito appunto di questa mia richiesta, in data 15 aprile 2016, Funzione Pubblica CGL, Funzione Pubblica CISL e UIL mi hanno comunicato e trasmesso uno schema di proposta di accordo e qui leggo che è avvenuto, scusate così vi leggo il passaggio preciso, in un incontro tenutosi con i lavoratori. È uno schema di accordo. Io ribadisco quello che però ho già detto ai sindacati, che voglio anche che venga allegato un verbale da parte dei lavoratori, in modo che ci sia una condivisione, cioè che questo percorso sia condiviso. Sostanzialmente questo schema d'accordo assicura il finanziamento ai comuni di Nocera Umbra, per quello che ha detto lei,
ripropone e sostiene un accordo di programma tra gli enti locali, valutando anche se il servizio sanitario regionale possa essere in grado di assorbire questo contingente numerico, di raccordare con ANCI Umbria una ricognizione per vedere, stante le graduatorie in corso, se è possibile un assorbimento, di riconoscere ai comuni che sono disponibili a assorbire questo personale a dare un incentivo di 20.000 euro come è stato fatto nel passato, per arrivare a una stabilizzazione che oggi non può essere fatta solo sui comuni che lei ha richiamato, perché la stabilizzazione richiede le piante organiche e, stando così la normativa, questi comuni non possono integralmente assorbire questo personale. Quindi io ripeto, appena mi verrà comunicato il verbale da cui emerge che la volontà dei lavoratori, la maggioranza perlomeno, sia d'accordo, riconvocherò il tavolo per proseguire negli impegni che sono stati qui proposti e che sommariamente ho letto. Grazie, prego consigliere Smacchi. Sì, grazie assessore, ma intanto per quanto riguarda più in generale la materia dei precari, io credo, anche come presidente di prima commissione e interpreto anche, credo, l'idea degli altri commissari, che ci sia bisogno con lei di un approfondimento, perché questi sono precari comunque che ha creato il pubblico, e quindi da questo punto di vista dobbiamo essere responsabili e seri, e allo stesso tempo dobbiamo essere responsabili e seri anche rispetto a tutti gli altri precari del privato che ci guardano, anche rispetto a quello che facciamo nel pubblico, perché non è che ci siano privilegiati da una parte o dall'altra. Quindi su questo, se c'è necessità, se c'è qualità, dobbiamo fare di tutto per stabilizzarli. Se non c'è bisogno, e non c'è bisogno di stabilizzarli, su questo dobbiamo essere seri, perché ci guardano tutti in questo momento. Quindi io le dico, bene, lei parla della mancanza ancora di un assenso da parte dei lavoratori. Io spero che a breve ci sia questa possibilità. Le dico anche che, se non ci saranno novità entro il mese di maggio, ci sarà un'audizione in prima commissione dove la chiamerò, assessore, al fine di capire qual è il problema, qual è eventualmente l'ostacolo. Grazie. Grazie consigliere Smacchi. Passiamo all'ultimo oggetto per questa sessione di Question Time, che è l'oggetto 29, proposto dal consigliere Nevi e rivolto all'assessore Bartolini. Mancata corrispensione ai medici del Servizio Sanitario Regionale dell'indennità di esclusività. Intendimenti della Giunta regionale alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte d'Appello di Perugia nei riguardi dell'ASL, dell'azienda ASL numero 2. Prego, consigliere Nevi. Grazie, presidente. Ma sembrerebbe strano che oggi io ripresenti questa interrogazione. In realtà ci sono due fatti nuovi. La questione è tristemente nota. La Regione Umbria continua a non pagare l'indennità di esclusività che spetta per legge ai medici del nostro servizio ospedaliero, che hanno fatto una scelta di esclusività di rapporto con i nostri servizi sanitari. Secondo me molto brutta anche dal punto di vista così dell'immagine, ma tant'è. Due fatti nuovi: una sentenza che ha visto soccombere la Regione in Corte d'Appello di pochi giorni fa, l'assessore Bartolini aveva detto che avrebbe fatto sapere entro 15-20 giorni, stavamo al 10 di marzo e purtroppo non abbiamo saputo nulla, né i medici hanno avuto, diciamo, qualche comunicazione. Io penso che questa sia una cosa veramente scandalosa, perché tra l'altro alcuni medici, quelli che hanno fatto ricorso, stanno prendendo i soldi, altri medici intervenuti dopo il 2015 stanno ricevendo l'indennità di esclusività. Ci sono 300 medici del nostro servizio sanitario che invece hanno ancora in ballo questa questione. E allora chiediamo per l'ennesima volta, facendo presente che
nella seduta consigliare del 2 settembre del 2014, questa Assemblea legislativa aveva già impegnato la Giunta regionale ad adottare tutte le misure necessarie affinché ai medici del servizio sanitario venisse corrisposta l'indennità di esclusività dovuta, e quindi chiediamo se finalmente la Regione ha riflettuto, come ha detto l'assessore il 10 di marzo rispondendo a una mia interrogazione, promettendo un approfondimento su questa questione, se ha riflettuto e se finalmente vuole smetterla di lottare contro i propri medici e dare a loro ciò che invece gli spetta ai sensi della legge nazionale. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Nevi. La parola all'assessore Bartolini. Mi ero impegnato, ho avuto un approfondimento da parte degli uffici regionali. Le devo dire che però la Regione Umbria non è stata mai condannata perché non è parte dei processi a lei richiamato. Le aziende sanitarie che fanno parte del servizio sanitario regionale, ma non è sicuramente la Regione Umbria che è stata condannata. Poi un'altra questione. Ho qui una serie di sentenze che mi sono letto personalmente. Se è vero che, come giustamente lei ha ricordato, è uscita di recente, è stata pubblicata una sentenza della Corte d'Appello che ha confermato il Tribunale di Perugia di marzo del 2016, è anche vero però che c'è un altro contenzioso pendente di fronte al Tribunale di Terni dove c'è una giurisprudenza completamente opposta, dicembre 2015, che dà ragione all'azienda sanitaria. In realtà la lettura delle carte processuali, la questione è molto più complessa di quanto sembrerebbe, perché c'è anche un problema a chi spetti l'indennità, non solo se c'è un problema sul quantum debeatur, ma c'è anche una questione sul an debeatur, per cui in base alla sentenza del Tribunale di Terni a qualcuno spetta, a qualcun altro no. Sicché anche alla luce del fatto che però ci sono pareri di segno contrario alla giurisprudenza umbra espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'ARAN, abbiamo ritenuto di cercare di unire la problematica che è indubbia che esiste con quella della certezza del diritto, ma anche quello che ci sia un decisum finale. E quindi mi è stato comunicato dall'azienda sanitaria di Perugia, ma daremo indicazioni anche alle altre aziende sanitarie in questo senso, di fare un ricorso per Cassazione per saltum, e appena uscirà la sentenza della Cassazione, ci vorrà un anno di tempo, col decisum della Cassazione le aziende sanitarie e la Regione si conformeranno ad essa, in modo che ci sia alla fine una certezza giurisprudenziale. Grazie Assessore Bartolini. Prego Consigliere Nevi per la replica. Finalmente abbiamo avuto una notizia, nel senso che le ASL, è vero, non è la Regione, ma insomma le ASL non è che sono un ente terzo. Oggi siete bravi a schivare le cose che diciamo, però alla fine non la schivate, perché non è che parlando di ASL andiamo troppo lontani dalla Regione. Quindi però ecco, finalmente ci dice quello che non volevamo sentire, che la Regione attraverso le ASL, o le ASL che sono una nostra azienda chiaramente totalmente pubblica, decidono di ricorrere in Cassazione contro i propri medici del servizio ospedaliero, quando in tutte le altre regioni in Italia, se non tutte, poco ci manca, le regioni hanno pagato questa indennità di esclusività ai medici, perché mi pare che lo spirito della legge, al di là dei cavilli e delle cose giurisprudenziali, che poi in Italia sappiamo come funzionano, però mi pare abbastanza chiara. È evidente che c'è un problema di riconoscimento della titolarità
e del periodo anche dovuto, ma questo è dovuto, forse questo sarà bene fare un'altra interrogazione, a un altro deficit delle aziende sanitarie che per in qualche caso non hanno addirittura avviato le procedure per riconoscere lo spazio temporale entro il quale va appunto applicata l'indennità di esclusività. Però insomma oggi la decisione mi pare che ci sia, aspettiamo di vedere la Cassazione, poi chiaramente Assessore faremo anche i conti di quanto è costato questo attrezzo, perché chiaramente nel momento in cui la Regione viene condannata in Cassazione dovremo anche fare il calcolo, penso che sia abbastanza probabile che venga condannata, di quanto ci è costato questo contenzioso e di come sono stati trattati quelli che in altra sede vi riempite la bocca dicendo sono l'architrave del nostro sistema sanitario, cioè i medici ospedalieri che fanno una scelta di esclusività. Quindi anche sul piano politico non mi sembra una grande immagine, però tant'è, noi saremo attenti, vigileremo passo passo e poi alla fine faremo i conti. Grazie Presidente. Bene, abbiamo concluso la sessione straordinaria del Question Time di oggi. Grazie.